Ciao ragazzi, allora chiudiamo con Parini, con questa lezione sul giorno, in particolar modo sul giorno, che è diciamo, il poemetto capolavoro di Giuseppe Parini, di cui già abbiamo parlato nelle odi, della vita in qualche modo, della sua esperienza e della sua importanza dell'illuminismo lombardo, nella storia dell'illuminismo appunto lombardo. In effetti abbiamo già detto alcune cose, e anche insomma importanti, che anticipavano quello che sto per dire. Dunque, il giorno è un poemetto, è un poema in endecasillabi, endecasillabi sciolti. Un poemetto, diciamo, che usa la satira, usa lo strumento della satira, o almeno di una fortissima ironia, nei confronti di una classe, quella dell'aristocrazia settecentesca, che il Parini conosceva molto bene, avendoci lavorato corpo a corpo, faccia a faccia e pelle a pelle, in quanto precettore, prima della famiglia Serbelloni, poi della famiglia appunto Imbonati a Milano, quando lui dalla Brianza si era spostato già fatto prete in appunto nella Milano aristocratica del tempo. Una Milano che però era già piuttosto in subbuglio per quanto riguardava il rapporto fra la classe borghese e la classe diciamo aristocratica, oltre a quella clericale. L'aristocrazia presso la quale lui lavorava era già un'aristocrazia, già nella seconda metà del Settecento, in forte crisi, diciamo, di identità, sotto una pressione di quella borghesia che era una borghesia imprenditoriale, che lavorava, che guadagnava, che produceva e che molto spesso metteva in scacco anche i valori, i cosiddetti valori nobiliari dell'aristocrazia di sangue. È una satira, ricordiamo che Parini prende molto da Orazio e prende anche questa vena satirica, la prende da Orazio, forse anche un pochino da Ariosto, ma lui è molto più incisivo di Ariosto per quanto riguarda come dire, il carattere militante della sua battaglia. Parini è un battagliero, no? Appunto, anche se è un classicista, battagliero. Allora, Il giorno è un poema appunto che abbiamo detto prende in giro, satireggia, quindi prende appunto a bersaglio la giornata di un giovine signore, di un giovane cicisbeo appunto aristocratico. Cicisbeo, poi appunto vedremo che è colui che fa un po' il galantuomo, il cavaliere servente con la donna, anche con la donna sposata, un altro costume che il puro pretino, appunto il prete, anche un prete, appunto Parini, legato alla purezza classica, al decoro della classicità, non apprezzava questi costumi che già si avviavano verso una corruzione che in Francia toccava il culmine, no? Allora, il poemetto, Il giorno, che quindi rappresenta la storia della giornata, la giornata media di un nobile del tempo, di un giovane nobile del tempo, si divide inizialmente in tre parti, mattino, mezzogiorno e sera. Poi naturalmente la sera fu divisa in due parti che rimasero incomplete. Diciamo che la parte migliore, la parte più bella, più profonda, più originale, forse anche più conclusa, è il mattino, ma anche nel mezzogiorno si trovano delle bellissime pagine, come per esempio quelle della Vergine Cuccia di cui parleremo. Il mattino uscì nel 63, 1763, il mezzogiorno uscì nel 1765. Poi lui non riuscì appunto a, diciamo, non riuscì a continuare, a proseguire, a terminare il vespro e la notte, quindi la sera e la notte. Naturalmente, mattino, mezzogiorno, sera e notte sono le quattro fasi del tempo quotidiano della giornata del giovin signore. Allora,
Il giovane signore è colto già nel mattino al suo risveglio, ecco. Allora la nobiltà che non lavorava si svegliava molto, molto tardi, 10, 11, mezzogiorno, quando, non so, appunto, un fabbro, un contadino, il volgo, si alzava per lavorare fin dalle 5 del mattino. Quindi già qui, naturalmente, Parini coglie un contrasto naturalmente fra la giornata di, in fondo, nulla facente, molto oziosa, no, del signore, e la giornata dell'homo faber, che allora era il contadino, insomma, l'artigiano, eccetera, eccetera. Non c'era ancora l'operaio come l'abbiamo conosciuto dopo, ma senz'altro c'era un bel contrasto che l'ironico e sarcastico Parini coglie fra il risveglio molto tardivo del giovane signore e naturalmente il lavoro fin dall'alba di un artigiano o di un contadino dell'epoca. Qui chiaramente Parini descrive la colazione, no? L'articolata colazione. Deve scegliere addirittura fra il caffè e la cioccolata. Naturalmente il giovane signore. Poi naturalmente è pronto a ricevere delle visite che molto spesso sono inopportune, come quelle di un artigiano che gli chiede il compenso per un lavoro naturalmente che gli ha fatto. Ci sono invece le visite gradite, come quelle del maestro di musica, del maestro di violino. E lunghissima è la toilette, no? di questo signore incipriato. Lunghissimo è il tempo della toilette, quindi diciamo proprio del decoro estetico nel quale lui deve mettersi all'interno della sua giornata, del trucco. A volte il maschio si truccava come una donna, forse anche di più, perché poi doveva entrare nell'ambiente appunto mondano del tempo. Quindi Parini descrive come il signore quindi riceve visite opportune o inopportune, come fa colazione, come fa la toilette, come si veste naturalmente. Ora, è chiaro che la sottigliezza con cui Parini descrive tutto questo atteggiamento del signore, il rituale, diciamo, della giornata del signore, risente della sua enorme esperienza come precettore nelle case dei nobili. E poi, naturalmente, nel corso della mattinata, ecco che una volta finiti questi rituali, di visite, colazioni, naturalmente toilette e abbigliamento e appunto vestiario, ecco che lui esce solennemente, il gentiluomo, e sale in carrozza per recarsi dalla dama. Ora, la figura del cavaliere servente, allora, era la figura, diciamo, una figura strana nel Settecento, che chiaramente al moralista, diciamo, Parini, che era anche un sacerdote, ma era anche uno che, insomma, ci teneva ai valori classici, soprattutto quelli dell'onore, del decoro, della dignità umana, i valori etici e civili. Ecco, non piaceva questa figura del Cicisbeo. Abbiamo detto già che il Cicisbeo era il cavalier servente, che naturalmente cosa faceva? Accompagnava la donna sposata, tra l'altro, e non so, a teatro, nelle sale di ricevimento, agli spettacoli, e quindi gli faceva un po' da, insomma, appunto, cavalier servente. È rimasta questa etichetta. Accompagnava la donna dell'uomo sposato. L'uomo sposato non era assolutamente geloso, perché era una figura istituzionale, quella del cavaliere servente, ma sotto sotto poteva nascere qualcosa, senz'altro, fra il cavaliere servente e la donna servita, per dire così, da questo cavaliere Cicisbeo. E poi, naturalmente, dopo il mattino c'è il mezzogiorno, appunto descritto sempre in questi endecasillabi sciolti, nella seconda parte del poema, che si intitola appunto Il Mezzogiorno. E quindi si descrivono gli altri episodi, altri riti, cioè tutto ciò che naturalmente il cavaliere servente fa,
il giovin signore aristocratico fa. Ricordiamo che questa è anche una critica, ma l'abbiamo detto fin dai primi versi, appunto, dell'ozio, dell'ozium di questo signore, dell'ozio dell'aristocrazia che non lavorando aveva tanto tempo per dedicarsi a queste cose, allungando poi i tempi, no? Una colazione che diventava enorme, una toilette che diventava infinita, una passeggiata, cioè tutto appunto con tempi aristocratici allungati, perché non c'era nient'altro da fare sostanzialmente. Mentre l'uomo della borghesia lavorava, l'uomo aristocratico ovviamente era dentro un ozio, che non è l'ozio aristocratico, il grande ozio di Seneca, di Cicerone, di Machiavelli, ossia l'ozio che attualmente non è il padrone dei vizi in questo caso, ma l'ozio letterario è proprio il tempo utilizzato in forma umanistica, in forma culturale, in forma appunto spirituale. Nel mezzogiorno il cavaliere va a casa della dama e quindi naturalmente incontra anche il marito della dama, come dite, il cornuto. No, il marito era quello, insomma, accondiscendente, acquiescente, era un costume. Però in questo caso il marito, mentre si mangia insieme, si pranza, appunto, appare un po' freddo, e quindi lascia la moglie sola in compagnia del giovane signore senza intervenire. Ecco, mi viene da fare quasi l'accento francese, perché è molto francese questo ambiente. Del resto, l'aristocrazia tipica e piena di difetti, anche quella naturalmente francese, parigina, descritta dal grande Molière nel Settecento, no? E in Italia dal nostro Goldoni, come abbiamo visto, in maniera diversa. È ora di pranzo, discorsi inutili, discorsi futili, c'è anche un commensale, pensate, c'è anche un commensale vegetariano. Forse cioè, i vegani ancora non esistevano, ma i vegetariani già sì, no? Che praticamente l'aristocratico vegetariano era un po' una moda aristocratica del tempo. A Parini non piaceva, gli sembrava una ipocrisia, appunto, il vegetariano, visto che noi siamo onnivori, ma questo è un discorso che né ai vegetariani né ai vegani piacerebbe fare, ed è meglio non stuzzicare il cane che dorme, insomma. Quindi questo signore a mensa parla in difesa degli animali e comincia a fare un pistolotto, diciamo una predica, un'invettiva nei confronti di quelli che macellano appunto le bestie, eccetera, 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 eccetera. Sappiamo, no? Gli argomenti dei vegetariani. E a quel punto, e qui c'è un episodio che poi vorrei leggere, così come vorrei appunto leggere una parte della mattina del giovane signore. Nel mezzogiorno c'è il famoso episodio della Vergine Cuccia. Ve lo riassumo, non so se avrò tempo di leggere in questa lezione, che non dovrebbe durare più di 30 minuti, massimo 40, no? Ecco, c'è, mentre il vegetariano, non so perché mi viene a dire vegano, no? Vegetariano sta parlando, eccetera, eccetera. A quel punto la dama, praticamente, la dama, quella di cui il giovane signore, il cavalier servente o Cicisbeo, si ricorda di un episodio che naturalmente ormai è rimasto famoso nella letteratura del Settecento, del Parini, come l'episodio della Vergine Cuccia. La Vergine Cuccia è un animaletto, è un animale, cos'è, un volpino, non mi ricordo neanche bene, una cagnolina, una barboncina, qualcosa. Ecco, prendete un animale molto piccolo, che non sia proprio un chihuahua. Ecco, la Vergine Cuccia è chiaramente una femmina di animale, vergine, rigorosamente vergine, non come la dama in questo caso, e questa Vergine Cuccia a un certo punto va a mordere il piede del servo. Sapete come fanno questi cagnolini appunto ringhiosi, no? A un certo punto guarda il piede che si muove, zac! Afferra il piede, no? Come a me accadeva con una volpina, forse era una volpina. Praticamente questa cagnolina va a afferrare il piede. Chiaramente insomma, il servo urla dal dolore, e allora si vede questa cagnolina che appunto si afferra al
alla punta del piede del servo, chiaramente mordendolo, affondando i denti nel piede, e il servo che si trova a sollevare il piede con questa cagnolina vergine che automaticamente ruota dappertutto finché non dà un calcio, cioè non scalcia come i cavalli e, e va a far sbattere, a far naturalmente a scrollarsela dal piede e la cagnolina vum, che rotola su se stessa, no? Quasi nella polvere, come dice ironicamente Parini. A quel punto, silenzio. Il servo ha reagito al morso della povera cagnolina, naturalmente scalciandola e facendole del male. Silenzio, un silenzio autoritario, e la padrona in questo silenzio naturalmente non soltanto rimprovera, anzi sta per svenire quasi dal dolore a vedere la cagnolina che ha fatto, praticamente che si è arrotolata su se stessa, scalciata dal povero servo. Il povero servo sarà licenziato. Sarà licenziato per essersi difeso, naturalmente con uno scalciando come un cavallo, dal morso doloroso della Vergine Cuccia. Ecco, e quindi poi c'è il vespro. Allora, dopo il mattino, dopo il mezzogiorno, c'è il vespro, cioè la sera. Sia vespro che notte sono incompiuti. Queste opere non sono, chiaramente, queste parti non sono appunto all'altezza della sua, diciamo, degli altri due parti. Ora, a questo punto si apre appunto lo scenario. Dopo l'episodio della Vergine Cuccia, è chiaro che c'è la passeggiata in carrozza, appunto. Ci sono de degli scenari dell'aristocrazia descritte in tutto il suo carattere frivolo e vanitoso, filari di carrozza che si vantano anche della propria bellezza, chi ha la carrozza appunto più bella. Addirittura c'è una visita ad un amico appunto ammalato, a cui loro lasciano soltanto, anzi il nobiluomo lascia il biglietto da visita, no? Così, con una carità, si potrebbe dire pelosa, come è stato detto. Crisi di nervi, aristocratiche, appunto, isteriche. E quindi tutto questo scenario, io direi questo bestiario, no, di aristocrazia. Teniamo anche conto che Parini, nei confronti dell'aristocrazia, aveva un atteggiamento, come dire, di forte polemica, ma non era un atteggiamento rivoluzionario. Qualcuno ha detto, ma è proprio così. Basta guardare gli ultimi anni di delusione di Parini nei confronti di quell'aristocrazia, di quella rivoluzione francese che avrebbe spazzato via l'aristocrazia, quell'aristocrazia contro cui lui polemizzava. Ma lui non osava tanto. Lui, anche essendo un po' sacerdote, è chiaro che lì c'era l'ideale un po' del perdono, a volte della comprensione. Qualcuno ha detto che il modo in cui Parini descrive la vita dell'aristocratico, quasi quasi, è dotato di un estetismo, di una sensualità, che quasi di un compiacimento, no? Che quasi quasi contrasta col suo moralismo un po' cristiano, un po' cattolico, un po' classico, e con il suo classicismo. Cioè, nel senso che appunto Parini sembra quasi, come dire, godere a farne parte dei costumi di questa aristocrazia. Come dire, io li conosco, io li ho visti. E qualcuno, come per esempio Pietro Vera, il fondatore del caffè, ci vedeva anche un compiacimento quasi aristocratico, perché a volte, come dire, si scorge, si denuncia quasi una sorta di empatia nei confronti del bersaglio stesso della tua polemica. Ma questo è un discorso che ha a che fare con la critica. Abbiamo parlato di estetismo e sensualismo e sensismo, che sono due, naturalmente, due modalità poetiche del Settecento. Abbiamo parlato, d'altra parte, però, di classicismo e neoclassicismo, perché tra poco naturalmente scoppierà la grande moda neoclassica di cui parleremo a fine Settecento, anzi già nella seconda metà del Settecento. Dunque, la notte è quasi appunto un frammento. Sappiamo che l'aristocrazia non dormiva praticamente di notte, dormiva di giorno, svegliandosi alle 11
a mezzogiorno e il narratore comincia, e non riesce a finire questa parte, a descrivere gli imbecilli, l'imbecillità della vita notturna di questa aristocrazia oziosa che non ha nulla da fare poi sostanzialmente, no? I giochi, la degustazione dei gelati, tutte cose su cui naturalmente cala un pietoso velo di ironia da parte di Giuseppe Parini, e poi si conclude la giornata, naturalmente ciclica, no? L'aristocratico torna a casa a notte fonda per alzarsi a ora tarda. Un'impronta ironica in questo poema, uno dei maggiori fustigatori della vita aristocratica, Parini in Europa, insieme a Goldoni in Italia e a Molière, potremmo dire, appunto in America. A lui non piaceva neanche il libertinismo francese, tipo di stile francese, la licenziosità, anche la corruzione, no? Oltre all'oziosità di questa appunto aristocrazia. Ecco, e quindi questo atteggiamento preludeva quello che era un po' il riformismo, no? Al tempo di Maria Teresa d'Austria, che era la governante despota illuminata, molto intelligente, a cui era simpatico anche il Parini, e che proteggeva gli intellettuali e che voleva anche lei un rinnovamento dell'aristocrazia in senso morale, in senso etico, nel senso dell'egalité, della fraternité e della libertà, insomma, diciamo gli ideali illuministi. E poi, insomma, c'è un fortissimo senso della giustizia, chiaramente in Parini, quel senso di giustizia che poi filtrerà fino al Manzoni, no? Fino ovviamente al Foscolo e a tutti gli intellettuali del Risorgimento che guarderanno a Parini come a un faro delle libertà, degli ideali dell'eguaglianza, ma anche un faro degli ideali umanistici, perché non dimentichiamo che Parini è uno dei più grandi classicisti italiani, e lo vedremo in questi pochi versi che vi leggerò, tratti dal Mattino del Giovin Signore e tratti dalla Vergine Cuccia. Ecco, uno dei meccanismi retorici più forti, più ricorrenti di Parini è stato notato dalla critica, è l'antifrasi. Ecco, l'antifrasi è una figura retorica molto particolare, secondo la quale io elogio, cioè parlo ed elogio, del contrario, cioè parlo di ed elogio il contrario di ciò che penso. Cioè vado per esempio a fare le lodi dell'ozio, no? Oh, che bello stare in ozio e non fare nulla, anziché lavorare come fanno quei poveri contadini del campo. Ecco, io dico questa cosa, ma al tempo stesso lascio capire al lettore che ne penso un'altra. Si chiama antifrasi, è una forma diciamo, ironia. Poi la poesia di Parini è anche una poesia che rientra nel genere della poesia didascalica, ossia della poesia che tende a informare, didascalia, no? A informare, oltre che pedagogica, tende a educare. Abbiamo visto che lui faceva il pedagogista, scusate, il pedagogo, faceva il precettore e quindi ne sapeva tanto di educazione. E secondo lui, appunto, la letteratura, l'ho detto anche l'altra volta, tende soprattutto a educare, oltre a piacere, a dilettare, no? Come avrebbe detto Orazio. La letteratura ha anche una funzione educativa, e anche quest'altro valore filtrerà in Manzoni, che sarà un grande ammiratore di Parini insieme al Foscolo. E poi vedrete che lo stile è un stile aulico, classicista. Anche nell'ironia, diciamo, Parini usa le perifrasi, i giri di parole, addirittura le inversioni, addirittura il verbo alla fine come in latino, una solennità, richiami classici dappertutto. Non sa dire qualcosa di chiaro Parini senza fare delle perifrasi e naturalmente usare più parole rispetto a quelle che sarebbero necessarie. Un linguaggio colto, un linguaggio esso stesso forse un po' appunto aristocratico. Un linguaggio non chiaro, in questo non è proprio un francese, non è proprio un amante della chiarezza francese.
Nell'Aufklärung, appunto, di stile Voltaire, Diderot, eccetera, no? Il suo è un linguaggio che rimanda al mondo greco-latino, rimanda ai classici e rimanda all'umanesimo, all'umanesimo classico. Anche quando lui rimprovera i vizi dell'aristocrazia, deve sempre farlo con un'ironia classicheggiante, aulica. Va bene, io direi a questo punto, se abbiamo un pochino di tempo, di andare appunto a guardare diciamo, l'inizio almeno del poema, per farvi capire com'è appunto lo stile di Parini, che è uno stile, abbiamo detto, uno stile, stavo per dire aristocratico, classicheggiante, una sintassi elaborata ed ipotattica. Ricordate cosa vuol dire ipotattica? Con poche principali e molte secondarie, un lessico ricco di latinismi, parole ricavate, calchi dal latino, e arcaismi, parole appunto antiche, figure retoriche a gogò. Ecco, leggiamo, vediamo se siamo un pochino in tempo, leggiamo. Controllo, controllo i minuti, no, siamo a 26 minuti. Allora, leggiamo proprio l'inizio, il mattino del Giovin Signore. Scusate, bevo. Ecco, non vi fate spaventare, non vi lasciate spaventare dalla solennità aulica, sublime, latineggiante, a volte circonvoluta o involuta del verso del Parini. Sono tutti endecasillabi, le strofe sono di 5 endecasillabi l'uni. Allora, lui si rivolge il poeta al giovin signore, no? Come se fosse il precettore. Infatti lui era stato precettore, no? Era stato precettore, più che altro era stato l'educatore, no? Del giovin signore. Giovin signore, o a te scenda per lungo di magnanimi lombi ordine il sangue, purissimo celeste, o in te del sangue emendino il difetto i compri onori e le adunate in terra o in mar ricchezze dal genitor frugale in pochi lustri, me precettor d'amabile rito, ascolta. Ecco, adesso immagino che voi siete già, probabilmente state già andando via, perché non si è capito niente sostanzialmente, ecco. Però cerchiamo di fare una, diciamo, una parafrasi che possa naturalmente rendere un pochino più chiaro, insomma. Allora, intanto il soggetto, intanto c'è diciamo, l'invocazione, no? O Giovin Signore, quindi lui è il precettore che parla, e il verbo è proprio alla fine di tutto, di tutti, è al settimo verso. Pensate, il verbo che è un imperativo, imperativo, è ascolta, al settimo verso. Quindi il verbo è nella strofa successiva, nella seconda. O giovin signore, ascolta. Qual è il complemento oggetto di questo ascolta, di questo imperativo? Ascolta me, che sono un precettore di amabil rito, cioè io sono, ti insegno come vivere, come praticare la tua ritualità, la tua, diciamo, consuetudine rituale dei gesti quotidiani. Io ti, naturalmente, illustro, ti insegno. Ti faccio precetto, appunto, come precettore, di quello che devi fare e ti incoraggio a farlo durante la tua giornata. Però poi dice, o giovin signore, sia che, allora, o a te scenda per lungo di magnanimi lombi ordine il sangue purissimo celeste, cioè sia che il tuo sangue purissimo e celeste discenda da nobili antenati, da lombi magnanimi, ecco, da lombi magnanimi, che è naturalmente una sorta di, come
come spesso appunto si dice per quanto riguarda le figure retoriche, è un iperbato che spezza la sintassi della frase. Ecco, è una scelta tipica del giovane praticamente Parini. I lombi sono magnanimi, ma sarebbe lui che è magnanimo e generoso, ecco, questo è l'iperbato in questo caso, che attribuisce naturalmente ad un dettaglio ciò che sarebbe da attribuire all'altro dettaglio. Quindi che tu sia nobile di sangue, oppure o in te il sangue mendino il difetto e compri onori, oppure ti sia comprato gli onori ti sia comprato appunto con le ricchezze del padre parsimonioso, appunto, del genitore frugale, ti sia comprata la stessa nobiltà, ascolta me. Quindi cerchiamo di semplificare. O giovane signore, ascolta me, precettore, sulla ritualità della tua giornata, sia che tu, insomma, sia un vero discendente di nobili antenati di sangue, quindi sia un aristocratico di sangue, sia che naturalmente i titoli siano stati comprati col tuo padre, che insomma, parsimonioso, che con i suoi risparmi, essendo frugale, ha comprato addirittura il tuo titolo. Ecco, notare subito l'ironia, potresti anche non essere un nobile di sangue, potresti essere un nobile il cui titolo è stato comprato. E continua: come ingannar questi noiosi e lenti giorni di vita, cui si lungo tedio e fastidio insoffribile accompagna, ora ti insegnerò. Ancora una volta il verbo è alla fine. Ora io ti insegnerò, attenzione, come ingannare i lenti e noiosi giorni di vita, come ingannare il tempo. Perché l'aristocratico non lavorava, quindi la sua giornata era tutta un inganno del tempo. Ti insegnerò come ingannare questi noiosi e lenti giorni della tua di vita. Sostanzialmente, ecco, vedete l'antifrasi. Lui praticamente parla dei noiosi e lenti giorni di vita, come se il poeta ci credesse, ma il poeta crede esattamente il contrario. Questa è l'antifrasi. Ti insegnerò come ingannare il tempo, cui si lungo tedio e fastidioso insoffribile accompagna, al quale, appunto, che è accompagnato dalla monotonia dei lenti giorni della vita, del tuo tempo vuoto. Cioè, come dire, puoi lamentarti, caro giovane signore, del fatto che la vita è così, non c'è niente da fare, allora bisogna riempirla in qualche modo, bisogna riempire questo insopportabile fastidio del vuoto della vita, della noia della vita, la noia della vita, ma proprio perché è la vita dell'aristocratico che è noiosa, perché non c'è l'impegno, perché tutto è lungo tedio e fastidio insoffribile. Questa è l'antifrasi, questa è l'ironia. E poi, quali al mattino e quali dopo il mezzodì, quali la sera, esser debban tue cure apprenderai. Se in mezzo agli ozi tuoi, ozio ti resta, pur di tendere gli orecchi ai versi miei. Allora, io a questo punto ti racconterò, ti dirò, quali devono essere le tue cure, le tue preoccupazioni al mattino, a mezzodì, a mezzogiorno e appunto alla sera? E le apprenderai da me. Ti dirò io come trascorrere la tua vita vuota, come riempire il tuo tempo vuoto, come riempire il maledetto ozio, che era il nemico dell'aristocrazia, l'ozio, perché l'ozio andava riempito, andava ingannato come il tempo. Allora tendi gli orecchi ai versi miei. Il precettore è un poeta, quindi dice: caro giovinetto, tendi i tuoi orecchi ai miei versi, ascoltami. E qui ci sono altri appunto versi che vi dimostrano come anche la mitologia del classicista e quasi neoclassico, naturalmente Parini, giochi un ruolo particolare. Dice: già l'are a Venere sacre e al giocatore Mercurio nelle Gallie e in Albione devotamente hai visitate. Cioè, tu hai già visitato, no? Nei tuoi viaggi, anzi, nei tuoi viaggi interiori, gli altari di Venere. Cosa vuol dire? Beh, insomma, hai già visitato i luoghi del piacere sessuale, del piacere amoroso. Hai già visitato hai già fatto omaggio al giocatore Mercurio. Leggi,
Hai già fatto omaggio al gioco d'azzardo, soprattutto in Francia c'era, nelle Gallie. Poi hai già, e in Albione, per Albione si intende Inghilterra. Quindi tu hai già frequentato, scusate, i bordelli anche, oltre che le donne del Cicisbeo. Oh, hai già frequentato le sale del gioco d'azzardo, di cui Mercurio, in questo caso, diventa il dio simbolo. Devotamente hai visitato, ecco, e porti pure anche i segni del tuo zelo impressi, e porti ancora i segni del tuo impegno nel sesso, nell'amore e del tuo impegno nel gioco d'azzardo. Ora è tempo di posa. Ora, caro giovinetto, riposati un po', dai. Ora riposati. Come se si fosse stancato, no? Appunto a fare l'amore o a giocare d'azzardo. Riposati. Invano Marte a sé ti invita. Cioè, invano ti invita Marte alla carriera militare, perché Marte è il dio della guerra. Cioè, praticamente l'aristocratico non si impegnava neanche in guerra. È chiaro che gli stati di allora mandavano già allora i cavalieri, i borghesi e i poveracci, appunto, in guerra. L'aristocratico non si sporcava le mani neanche con la guerra, oltre che con il lavoro. Invano Marte, il dio della guerra, ti invita. Che ben folle è colui, che ben folle è quello che si merca l'onore, che si guadagna l'onore mettendo a rischio la vita. Cioè, il senso dell'onore viene appunto rovesciato. L'onore è quello di chi si salva la vita, e il disonore è quello di chi questa vita, ovviamente. Chi questa vita non la mette appunto a rischio. Anzi, è follia di chi si guadagna l'onore mettendo a rischio la vita. Ecco la viltà, naturalmente, ecco la vigliaccheria dell'aristocratico. E tu naturalmente il sangue abborri, e tu naturalmente hai orrore, disgusto del sangue. Bella scusa. Nell'antifrasi di Parini, appunto, l'aristocratico può giustificare ipocritamente la sua fuga dalla guerra, ossia andranno gli altri a combattere, perché ha orrore del sangue, orrore del sangue. Nei mesti della dea Pallade, ecco, naturalmente qui anche i riferimenti mitologici di Parini sono ironici, nei mesti della dea Pallade, studi, guardate appunto questa inversione. I mesti della dea Pallade, questa sorta di anastrofe sostanzialmente, studi i tristi, la triste saggezza della dea Pallade, ossia praticamente ti sono tristi anche le arti, le scienze, come dice dopo, ti sono meno odiosi. Averso ad essi ti fero troppo i queruli ricinti, ove l'arti migliori, le scienze, cangiate in mostre invane e orride larve, fanle capaci, volte echeggiar sempre di giovani strida. Cioè, praticamente, ti sono avversi gli studi tristi di Atena, che è la dea della sapienza. Ti sono praticamente ti fanno un po' pena le arti, le sale dove si consumano gli studi delle arti, le scienze, tutti questi fantasmi, diciamo, del sapere. Naturalmente, tutte queste larve, naturalmente, che fanno appunto echeggiare le ampie volte, appunto, evidentemente, dei luoghi dove si pratica l'arte, appunto, la cultura, la sapienza. O primamente odi quali mattino a te soavi cure debba guidar con facile mano. Cioè, praticamente, ascolta appunto il mattino come ti debba guidare, praticamente, cosa fare durante il mattino, come il mattino ti possa guidare con mano gradevole. Ecco,
Naturalmente questa spiegazione, questa parafrasi è appunto semplicistica, ma ancora un pochino andiamo avanti perché poi dice, poi c'è proprio la vera narrazione. Sorge il mattino in compagnia dell'alba innanzi al sol che di poi grande appare. Beh, questo è facile, il mattino sorge insieme dopo l'alba, in compagnia dell'alba, praticamente in compagnia del sole che compare poi enorme all'orizzonte. Cioè nel senso che e questo è il momento in cui il aristocratico sta ancora dormendo all'alba. L'aristocratico non vede l'alba e non vede manco il mattino e non vede neanche il sole che appare sull'orizzonte del primo mattino. Sull'estremo orizzonte a render lieti gli animali e le piante, i campi e l'onde. Ecco, tutto questo polisindeto. Rendere lieti, il sole rende lieti gli animali, le piante, i campi e l'onde. Sembra quasi un verso ariostesco, l'endecasillabo ariostesco. E allora chi è che è sveglio alle 5 del mattino, alle 6, alle 7, ma anche alle 8 o addirittura alle 9? Chi è sveglio? Il contadino. Allora il buon villan sorge dal caro letto, cui la fedele moglie e i minori suoi figlioletti intiepidir la notte, poi sul collo recando sacri arnesi, che prima di trovar cera le pale, va col bue lento innanzi al campo e scuote. Mentre l'aristocratica non ha niente da fare e sta dormendo della grossa appunto al mattino, ecco che invece il contadino sorge, si sveglia lasciando ancora un po' dormire nel tepore delle coperte la moglie e i figlioletti e si porta gli arnesi sul campo, si porta gli arnesi sul campo, quegli arnesi che già furono scoperti mitologicamente da Cerere, la dea del grano e dell'agricoltura, e Pale, la dea della pastorizia, e vai col bue lento, no? Con l'aratro. Il rugiador umor che quasi gemma i nascenti del sole raggi rifrange. Ecco, e quindi vive nella rugiada, col suo aratro che scuote la rugiada dei campi, appunto, quella rugiada, molto bella questa immagine, che riflette il sole nascente. E poi, ma non soltanto di mattina, mentre sta ancora dormendo l'aristocratico, sorge, si alza, si sveglia il contadino, ma si sveglia anche il fabbro. Il fabbro che è l'artigiano, l'operaio artigiano. Allora sorge il fabbro e la sonante officina riapre e all'opre torna. Questa è un'immagine che ricorderà molto Leopardi nei suoi idilli. Allora sorge il fabbro e la sonante officina riapre e all'opre torna l'altro di non perfetto e se di chiave ardua e ferrata ingegna l'inquieto ricco l'arche assicura o se d'argento ed oro incider vuoi gioielli e vasi per ornamento a nuova sposa o a mense. Cioè praticamente si sveglia anche il fabbro e riapre la sua officina appunto così rumorosa e sia che voglia naturalmente fare per esempio delle chiavi complesse, come oggi il ferramenta da eseguire, serrature appunto ferrate, che assicurano le porte blindate, i forzieri del ricco, tormentato dall'avarizia, del ricco ingenuo, perché naturalmente il ricco ha paura che gli svaligino la casa, sia che vuole invece anche fare intagliare gioielli per voi, per l'aristocrazia, oppure gioielli o recipienti di oro e d'argento per una novella sposa. Cioè, sta lavorando anche per te, caro giovane aristocratico, che non fai niente, il fabbro. Ma che? Ecco, rispetto a questo lavoro, il lavoro per molto tempo nella società aristocratica è stato come dire, un qualcosa di poco valido, qualcosa di ripugnante o di vile, di povero, insomma. E quindi di non nobile. Lavorare non era nobile per l'aristocrazia. Ma che? Tu inorridisci e mostri in capo qual istrice pungente irti i capelli al suon di mie parole. Cioè, soltanto ascoltare queste mie parole che ti evocano il lavoro, chi davvero lavora, contadino e artigiano in questo caso, ti fa rizzare i capelli in testa, irti i capelli al suono delle mie parole? Ah, non è questo, non è questo. Praticamente l'aristocratico inorridisce, gli fa un po' schifo sentire parlare di lavoro. Signora, signore, il tuo mattin,
Tu col cadente sol non sedesti a parca mensa e al lume dell'incerto crepuscolo non gisti. Cioè tu, o signore, non sei andato naturalmente a consumare la parca mensa, la povera cena, a sera. E non ti sei appunto, e non sei andato a corrigarti sulle agiate piume, anche questo appunto è un... Anche questo agiate piume, notate appunto, agiato è lui, non sono le piume, però appunto l'aggettivo viene riferito a quest'altro termine, e infatti si tratta di sostanzialmente questo potrebbe essere una litote male agiata, in cui si spiega che il letto del contadino non è affatto comodo come quello sì, potrebbe essere anche un'altra figura retorica come quella precedente, ma comunque agiate piume potrebbe essere un'iperbola sostanzialmente, come dannato a far lumine volgo, cioè tu non sei costretto a coricarti nel tuo letto scomodo. Come è fatto, come è destinato a fare l'umile volgo. Va bene, e quindi ecco, e chiudo con questa strofa. Mi sono portato un pochino avanti, ma ne vale la pena. Ultima strofa della prima parte, poi basta per quanto riguarda il mattino del giovane signore. A voi celeste prole, a voi concilio di semidei, altro concesse Giove benigno. Ecco l'antifrasi, ecco l'ironia, ecco il sarcasmo. A voi, aristocratici, figli degli dèi in qualche modo, a voi la prole di origine divina, a voi prole di origine divina, adunanza di semidei, concilio di semidei, lo stesso Giove ha concesso un'altra vita, diversa da quella di tutti gli altri, diversa da quella del conte, per fortuna vostra, perché voi siete diversi rispetto a quella del contadino. E del fabbro, che fortuna che appunto avete, che gli dèi stessi vi hanno destinato una vita diversa da quella di chi lavora. Ecco, vediamo un po' se ho il tempo di andare appunto a guardare la Vergine Cuccia, se è possibile. Sì, allora vediamo un po' a che punto siamo con i minuti. L'ho fatto un po' lunga, però poi sul panino, beh, sono 47 minuti. Vabbè, lentamente, insomma, cioè lentamente, velocemente. La Vergine Cuccia è una parte del Mezzogiorno, che è rimasta appunto famosa, e ho già appunto raccontato un pochino appunto la storia, quindi forse la posso sintetizzare in un minuto. Un servo naturalmente viene addentato, il servo di una nobil donna viene appunto addentato da una cagnolina, Vergine Cuccia, quindi una femminuccia piccola, una cagnolina di quelle isteriche che lo addentano, ma il servo naturalmente, per difendersi, siccome sente sto dolore, insomma, praticamente scalcia e lancia la cagnolina a parabola da qualche altra parte. La cagnolina rotola più volte, non si fa male, ma rotola naturalmente, e la dama sviene dal dolore, vuole i sali, vuole l'acqua sul viso perché sta svenendo, e ovviamente punisce il servo sotto gli occhi esasperati e sgomenti dell'aristocrazia, ma anche dell'altra servitù, punisce il servo licenziandolo. Vediamo soltanto se posso leggere il momento, leggere appunto il momento. Ecco, questo ricordo, questa storia viene in mente alla dama, che poi è la dama di cui il giovane signore, il cavaliere servente, praticamente il Cicisbeo, viene appunto in mente proprio mentre un vegetariano aristocratico sta parlando
sta parlando dell'amore per gli animali che a volte, che a lui a volte piacciono più delle persone, soprattutto di quelle persone volgari che li trattano male o che addirittura se li mangiano, insomma. Allora, ecco, questa donna appunto ricorda, questa dama appunto ricorda se, ecco, la sua bella, ecco, ricorda il giorno, ahi, fero giorno, allor che la sua bella vergine cuccia delle grazie alunna, giovanilmente vezzeggiando, il piede villan del servo con le burne odente segnò di lieve nota, ed egli audace col sacrilego pie lanciolla. Praticamente ricorda la signora il giorno in cui la sua cagnolina, la sua vergine cuccia, stava giocando con il piede del servo, no? E con il suo dente d'avorio morsica questo piede, il servo le dà un calcio e la lancia da tutt'altra parte, e quella 3 volte rotolò, 3 volte scosse gli scompigliati peli, e dalle molli nari soffiò la polvere rodente. Indi gemiti, alzando aita, aita, pare dicesse, e dalle aurate volte a lei l'impietosa eco rispose, e dagli infimi chiostri i mesti servi ascesero tutti, e dalle somme stanze le damigelle pallide e tremanti precipitarono. Quindi praticamente a quel punto la cagnolina che soffia dal naso, dopo aver 3 volte praticamente rotolato nella polvere, e dice aita, aita, insomma, come dire, sembra chiedere aiuto col suo guaito tra i mesti servi, i servi appunto sgomenti, e l'aristocrazia, le damigelle pallide, tremanti, che si accorgono di che cosa ha fatto questo servo, lanciando con il piede, morso dalla cagnolina, la stessa vergine cuccia. Accorse ognuno, ognuno accorre, il volto fu d'essere spruzzato alla tua dama. Ella rinvenne al fin. Allora, la dama sviene, le spruzzano appunto le essenze per farla rinvenire, rinviene dal dolore. L'ira, il dolore l'agitavano ancora. I fulminei sguardi gettò sul servo e con languida voce chiamò 3 volte la sua cuccia, e questa al sen le corse. Allora lei appunto rinviene, chiama la cagna che le salta addosso naturalmente per farsi riabbracciare dalla padrona, e in suo tenor vendetta chiede al sembrolle: e tu vendetta avesti, vergine cuccia, delle grazie alunna? Quindi qui si rivolge col tu anche non soltanto al giovane signore, naturalmente, ma si rivolge alla vergine cuccia stessa. Tu avesti vendetta, o tu alunna delle grazie, o tu che sei figlia delle grazie, anche altra antifrasi, perché secondo me in quel momento, se l'avesse avuta vicino, Parini avrebbe strangolato sia la cagnolina che la dama del Cicisbeo. Infatti, l'empio servo tremò, con gli occhi al suolo udì la sua condanna, e a lui non valse merito quadrilustre, quadrilustre, invece ossia di aver lavorato 20 anni. Quindi l'empio servo trema, perché già capisce che cosa ha fatto, già capisce che la rabbia della signora, della dama, della sua padrona avrà delle conseguenze, e non gli valgono 20 anni di lavoro. A lui non valse zelo d'arcani uffici, cioè non gli valse lo zelo con cui aveva finora lavorato per 20 anni. Invan per lui fu pregato e premesso, scusate, c'è un promemoria che mi ricorda forse che devo finire, ovviamente perché la sto facendo lunga. Ma poi non tornerò più sul Parini, sto veramente per chiudere. Allora, e quindi a quel punto invano si pregò per lui e si promise, no? Qualcuno pregò e chiese anche perdono, magari gli altri servi, niente, non c'era niente da fare. E nudo andonne dell'assisa spogliato, onde era un giorno venerabile al vulgo. Invano, vel signore, sperò, che
che le pietose dame inorridiro e del misfatto atroce. Odiar l'autore. Il misero si giacque con la squallida prole. Cioè, il misero, praticamente il servo, giacque con ormai la sua prole vestita di stracci. Praticamente lui tornò povero, tornò nella sua povera famiglia, appunto, il servo, per aver fatto questo. E la nuda sorte alato sulla via, spargendo al passeggero inutile lamento. E appunto finì col chiedere l'elemosina. Quasi un personaggio dantesco questo, no? Che finisce col chiedere l'elemosina, cacciato in mezzo alla strada dal rancore della dama che non gli aveva perdonato di aver essersi difeso da questa cagnolina terribile, naturalmente lanciandola col piede. E tu, conclude questa parte della Vergine Cuccia Parini, e tu, Vergine Cuccia, dando ancora del tuo alla Vergine Cuccia, alla cagnolina, figlia degli dèi, placato, idolo placato dalle vittime umane, isti superba. Praticamente tu, che eri un idolo per la padrona, la cui rabbia è stata placata da vittime umane, molto bella questa parte qua, andasti superba di aver fatto licenziare un servo. Cioè, qui le cose sono invertite. Qui Parini è un grande, nella sua antifrasi diventa un grande fustigatore poetico, perché dice che la cagnolina è l'idolo la cui rabbia è stata placata da vittime umane. Di solito le vittime erano quelle animali. Invece qua la vittima è l'uomo. E colui che la è il carnefice diventa l'animale, anche involontariamente, sostanzialmente, perché poi il servo è stato licenziato dalla dama. Ma qui è l'animale carnefice e l'uomo vittima. E vi ricordo che questo brano è stato ricordato, che questo è un ricordo che la dama ha avuto, stimolato da che cosa? Stimolato dal discorso di un vegetariano. Bene, sono stato lungo, ma alla prossima. Arrivederci.